Pesaro si è svolto oggi venerdì 6 settembre il quarto forum di Impresa Cultura Italia di Confcommercio, un appuntamento annuale utile per valorizzare e aumentare la diffusione della cultura. Durante l'evento è stato analizzato il forte intreccio tra cultura e turismo, con particolare attenzione sull'incidenza degli investimenti culturali sull'economia locale. Ma noi immaginiamo e da anni stiamo lavorando perché si possano creare le condizioni di uno sviluppo economico del territorio basato sulla valorizzazione della bellezza, cioè la bellezza che è la cultura, che è l'arte, che è un ambiente incontaminato, i paesaggi, ma che è anche enogastronomia. Quindi cultura e turismo sono due aspetti del nostro impegno come associazione di categoria e sul quale abbiamo fondato anche il progetto itinerario della bellezza, che altro non è appunto che l'indicazione che diamo alle amministrazioni comunali che collaborano con noi di impegnarsi per valorizzare la propria bellezza e quindi creare le opportunità economiche legate alla valorizzazione del nostro territorio. Non vogliamo creare alternative al settore manifatturiero, no? Tradizionalmente le Marche e la provincia di Pesaro Urbino hanno fondato il proprio sviluppo sulla manifattura. Ecco, noi crediamo che si possa creare un altro aspetto, un'altra opportunità per il nostro territorio basandosi su quel tanto che abbiamo, e abbiamo veramente tanto dal punto di vista culturale. La riflessione che si fa oggi con Impresa Cultura Italia, che è l'associazione delle imprese creative e culturali di Confcommercio, il valore della cultura, il valore degli eventi culturali per lo sviluppo turistico è fondamentale. E noi diciamo che i primi interlocutori di questa nostra riflessione devono essere le amministrazioni comunali, cioè capire che investendo anche loro, i comuni, sui beni culturali, sulla valorizzazione della cultura si possono creare appunto opportunità economiche per il nostro territorio. Che è uscita pochi giorni fa un'indagine da parte di Banca IFIS, nel rapporto annuale 2024, che dice che l'economia della bellezza vale in Italia 595 miliardi di euro. L'economia della bellezza non è solamente cultura, turismo culturale, ma è anche l'industria di qualità, è anche l'artigianato, penso alla moda, insomma. Quindi 595 miliardi corrispondono quasi al 23% del PIL nazionale. Ora io non dico che nel nostro territorio questo è il livello, ma siamo sicuramente abbondantemente sopra il 15% del PIL locale. La riflessione poi che si fa oggi, che faranno gli esperti, è anche importante per capire quanto alcuni eventi, la fattispecie Rossini Opera Festival, lasciano sul territorio in termini economici. E quindi ci sono degli esempi anche di altre realtà, di altri festival, di altre iniziative culturali, anche appunto come sprone agli amministratori locali di investire nella cultura. Dal punto di vista culturale, Pesaro come sta lavorando secondo lei? Beh, penso ci sono molte istituzioni culturali, no? Dal Conservatorio, alla Fondazione Rossini, il Rossini Opera Festival, Mostra del Nuovo Cinema, adesso è nata anche il Festival del Bel Canto, che è la terza edizione, anche se ancora è piccolo in fasce, ma crescerà perché è un segmento molto importante. Insomma, tante istituzioni culturali, e mi pare che il Comune stia coordinandoli al meglio. L'attività che svolge il vice sindaco Vimini, anche come presidente del Rossini Opera Festival, è molto importante. Tutte le attività che ad esempio svolgono all'estero per promuovere il Rossini Opera Festival sono attività che incidono anche nell'aumento dei flussi turistici. Basta vedere quest'anno i risultati ottimali del ROF. Parliamo del forum odierno, quanto sono importanti questi momenti di confronto? Ma sono importantissimi, perché questi confronti fanno capire quanto la cultura può incidere per lo sviluppo turistico-economico di questa regione. Quindi sono confrontarsi e trovare
i metodi sicuramente danno un aiuto enorme alle aziende che possono trovare un modo di destagionalizzare l'estate, poter fare che in bassa stagione si possa visitare, e la cultura ti porta proprio a avere turisti di questo genere, e questa è una ricchezza supplementare. Ecco, turismo e cultura, due temi importanti per Confcommercio, e lo avete dimostrato anche nel corso di questi anni. Sì, è importantissimo, perché il turismo e cultura vanno a braccetto, praticamente dove c'è la cultura c'è anche il turismo, e spesse volte nei mesi di bassa stagione, se non ci fosse stata la cultura che invita i cittadini a visitare i luoghi delle Marche, non avremmo avuto clienti in alberghi. Invece dovuto proprio a visitare questi luoghi che abbiamo, che nelle Marche ne abbiamo tantissimi, ci hanno portato un'affluenza notevole in tutti gli alberghi e un rapporto economico molto buono. Un esempio sicuramente è Pesaro, capitale italiana della cultura. Sì, questo ha dato una spinta in più, soprattutto credo che il riflesso non l'avrà solo in quest'anno ma anche gli anni futuri, perché ha fatto modo di conoscere meglio Pesaro e la sua provincia. Turismo e cultura, due temi importanti anche per la Camera di Commercio. Sì, sono temi che da sempre il sistema camerale ha lavorato. Ricordiamo che nella Camera di Commercio di Ascoli vi era proprio una struttura, l'Istituto di Cultura d'Impresa, proprio che lavorava su questi termini qui. Oggi la cultura abbiamo visto che è un valore economico importante per l'economia marchigiana. Tante aziende stanno lavorando nel sistema della cultura, e la cultura può essere anche un valore aggiunto per i nostri giovani, per trovare lavoro anche per loro. Però ecco, non dobbiamo dimenticare che l'impresa deve essere poi dopo sostenuta, aiutata, facilitata in alcuni percorsi. E sul turismo, chiudendo proprio la giornata di oggi come convegno, sul turismo si sta facendo tanto con il presidente Acquaroli, con le attività, con le associazioni di categoria tipo la Confcommercio, proprio per valorizzare al meglio anche il sistema dell'accoglienza qua da noi. Ecco che se parliamo di accoglienza, impresa, cultura dell'accoglienza, sono termini importanti che possono valorizzare anche dei percorsi di valorizzazione del sistema del turismo e elevare la qualità delle nostre, diciamo, strutture verso i clienti che vogliono visitare, si vogliono emozionare, vogliono assaggiare i prodotti delle Marche. Ecco, su tutto questo penso che dovremo lavorare. Complimenti alla Confcommercio Marche Nord per questa iniziativa. Come Camera di Commercio crediamo fortemente, noi da sempre abbiamo avuto proprio una delega che abbiamo dato al professor Polacco sul turismo, perché crediamo fortemente che può essere un aiuto all'economia delle Marche. Non significa che lasciamo il manifatturiero, noi da sempre siamo una regione manifatturiera, oggi quel settore, una parte di quel settore è in difficoltà e ci dobbiamo lavorare. Il turismo può essere una compensazione su quelle aziende che magari perdono, diciamo, manodopera, e potremo trovare il sistema di inserirla nel mondo dell'accoglienza, del turismo e delle attività culturali che stanno venendo fortemente avanti negli ultimi anni. Siamo a Pesaro, una città molto importante anche dal punto di vista culturale, e lo dimostra anche la capitale della cultura. Complimenti al sindaco Matteo Ricci, a Daniele Vimini, complimenti per quello che sono riusciti a fare e dare alle Marche con la capitale della cultura qui a Pesaro. Un anno importante, un anno che abbiamo notato i valori aggiunti in più che sono stati realizzati con questo successo che hanno ottenuto con la capitale della cultura. Noi come Camera di Commercio abbiamo affiancato l'amministrazione comunale nel triennio con degli interventi importanti, proprio perché crediamo che anche questi diciamo, riconoscimenti a livello nazionale portano turismo sia a livello nazionale che a livello internazionale, e quello che loro hanno realizzato deve essere proprio un modello, un aiuto per un progetto di turismo importante, fatto di grandi eventi destagionalizzati il più possibile, che ci mettano in contatto con il mondo e che
restiamo attrattivi e destiamo curiosità con questi eventi in modo che ci vengano a visitare. Tenete conto questo, che tutti i turisti che vengono da noi la prima volta poi dopo ritornano da noi perché identificano la nostra regione come una regione che ha tanto da far conoscere, da far emozionare, tanto da far assaggiare, che i nostri prodotti enogastronomici e hanno un costo economico non molto pesante per le famiglie, perché ricordiamoci oggi le famiglie hanno difficoltà ad arrivare anche a fine mese, perciò una famiglia per organizzarsi lavora un anno per avere magari una settimana o 10 giorni di vacanze meritate, e le marche devono essere pronte. Io sono sicuro che abbiamo iniziato un bel percorso tutti quanti insieme, lì dovremo continuare. Tanti temi su cui confrontarsi oggi, queste occasioni quanto sono importanti? Sono importantissime per far percepire anche il 10% di quello che questi eventi mettono in campo ai nostri operatori, in questo caso del turismo o del settore della cultura. Importante perché io penso il matching fra le idee, fra tanti imprenditori con dei stakeholder anche a livello nazionale che possono dare dei feedback di indirizzo, sono un valore aggiunto. Dovremo essere bravi a captare il meglio, saperlo mettere qui sul territorio marchigiano e agevolare le nostre imprese a far sì che riescano a prendere tutti quei treni che arrivano, che vanno dal digitale, che vanno dall'intelligenza artificiale, che vanno da tutte quelle innovazioni che possono essere utili per le loro attività. Oggi noi assistiamo veramente a un fenomeno, anzi fortemente contrario, si parla addirittura di iperturismo, quindi vuol dire che tutto questo è largamente superato. Adesso semmai c'è il problema contrario di come gestire questo iperturismo, e questo provoca, come dire, susciterà e stimolerà delle riflessioni. Quindi è assolutamente importante riflettere e discutere, come nel forum che faremo stamattina, su quello che sarà il futuro del nostro paese in questo asset fortissimo che rappresenta, credo, cito memoria, il 6% del PIL. Quindi come cambia la domanda, ovviamente deve cambiare anche l'offerta. Assolutamente, l'offerta deve essere consapevole, nel senso che l'offerta, noi ci occupiamo di imprese culturali, quindi l'offerta deve essere proporzionata dal punto di vista della cultura rispetto al turismo, ma non esserne ancella, deve offrire delle occasioni attraverso la possibilità di valorizzare sia i beni culturali materiali che quelli immateriali, e quindi stimolare presenze che vadano oltre l'aspetto, come dire, turistico puramente gastronomico, che è pure molto importante, ma insomma il tema vero è come gestiremo questo iperturismo. C'è una maggiore consapevolezza, ora forse serve maggiore formazione anche. Questo assolutamente, ma questo riguarda, come sa, un problema di tutto il paese, perché il problema della formazione è il grande problema che abbiamo di fronte in ogni ambito. Siamo in una capitale della cultura italiana, una città rossignana, quindi possiamo dire che anche la musica, la lirica possono dare un contributo in questo settore. A Pesaro è un caso di scuola, perché io che sono anziano e ho partecipato addirittura alla prima edizione del Festival Rossini nel 79, posso dire che Pesaro era una città tipica della balneazione adriatica, e invece grazie alla riscoperta di un lascito importantissimo musicale di una parte del repertorio di rossiniano che non era praticamente conosciuto, è diventata quella diventata, cioè una capitale della musica che vede durante il festival la città riempirsi di stranieri soprattutto, e è davvero un ruolo di grande importanza. Turismo e cultura, due argomenti importanti per la città di Pesaro, che quest'anno è capitale italiana della cultura. Importante il ruolo del ROF, il Rossini Opera Festival, che ha trasformato la città da meta balneare a un'attrazione culturale.
Sì, assolutamente, è una delle macchine culturali più importanti d'Italia, non solo della nostra regione. I numeri di quest'anno lo confermano: 21.000 presenze, oltre 1.400.000 euro di incasso, un budget che è arrivato ormai a 9 milioni tra contributi pubblici e privati. Capiamo l'economia che può generare se il più recente studio dell'Università di Urbino in questa direzione ci dice che per ogni euro investito nel festival se ne generano almeno 7 in termini di ricaduta economica, e sono, diciamo, dati precedenti al combinato di quello che viene portato dall'anno della capitale della cultura, e quindi capiamo l'importanza da questo punto di vista, così come del pubblico che viene da 46 paesi o le testate giornalistiche da 30. In particolar modo però è anche un festival che riesce a muovere l'economia locale, perché è un festival che produce internamente tutto, dai costumi alle scene a quelle che sono anche in qualche caso, diciamo, l'infrastrutturazione quest'anno per l'opera dello stesso Auditorio Scavolini, e che soprattutto è un biglietto da visita mondiale. Nella presentazione della Capitale Italiana della Cultura abbiamo scelto non a caso i paesi del mondo dove già il ROF era conosciuto, 5 continenti praticamente, ma prevalentemente Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone e Spagna, che sono i nostri primi 5 pubblici di provenienza, ma con una grande capacità di crescita anche verso l'Asia, che è uno dei mercati più importanti. Quindi sì, sicuramente è un motore per, diciamo, produzione culturale. Consideriamo che è un festival che passa da 20 addetti che lavorano tutto l'anno al festival a 600 persone impiegate nei mesi di giugno, luglio e agosto, quindi capiamo tra pesaresi e persone che vengono a vivere a Pesaro per lavorare quanto anche indirettamente di non calcolato, non calcolabile forse può riportare, e quindi, diciamo, è una di questo budget. Consideriamo che il comune di Pesaro grava per un 5-6%, e quindi, insomma, numeri importanti a fronte di un tesoro costruito nei decenni, naturalmente, ma da mantenere e rilanciare in avanti per il futuro. Dal punto di vista culturale, Pesaro può essere un esempio anche per gli altri? Ma Pesaro, diciamo, può rappresentare se non un esempio, un caso di come è riuscita anche negli anni, in alcuni casi anche negli anni recenti, a far dialogare e lavorare insieme tutte le istituzioni culturali, pubbliche e private. L'audizione che ci ha poi consegnato il titolo di Capitale della Cultura, l'allora sindaco Ricci usò la metafora della città orchestra, e penso che qui stia un po' anche il segreto. C'è una città che ruota nella stessa direzione quando si parla appunto di iniziative culturali, ma anche di valorizzare i fondamentali come i festival, come i luoghi, i musei, le reti, ma soprattutto non accontentarsi dalle dimensioni locali, ma sentirsi sempre in dialogo con le realtà nazionali e internazionali. Quindi da questo punto di vista sicuramente sì, e poi chiaramente bisognerà continuare in questa direzione ponendosi obiettivi importanti come ad esempio quello della Capitale Europea della Cultura 2033. Noi siamo, diciamo, forse battistrada in questo tipo di avventura imprenditoriale accanto agli imprenditori in tutto il paese. Certo, Pesaro Urbino, le Marche sono dei laboratori, in particolare in questo territorio, assolutamente battistrada. Il paese però è così, è un paese straordinario che in ogni luogo, che sia la montagna, che siano i laghi, che sia il mare, cerca di integrare e destagionalizzare l'offerta turistica. Le chiavi di lettura sono molte. Certo è che queste realtà sono la faccia migliore del paese, e mettere insieme identità culturali, destinazioni turistiche, sviluppo di la lunga filiera che va dalla produzione fino alle nostre tavole, ai ristoranti, significa avere capacità di racconto. Credo che, come dire, l'importanza e la capacità delle associazioni di categoria degli imprenditori, e lo scopo sia questo: aiutare le imprese a fare squadra e a raccontare insieme un paese bellissimo. Oggi un'occasione di confronto, siamo a Pesaro dove la cultura è molto importante. Pesaro, Urbino, le Marche,
La dimensione della cultura, come è sempre stato detto, supera forse la stessa logica della destinazione turistica. La cultura è laddove noi ci riconosciamo e la cultura deve essere una dimensione sostanzialmente mai statica, sempre dinamica. E quindi richiede investimento, l'ha detto il sindaco, l'hanno detto il presidente della Camera di Commercio, il presidente di Confcommercio, l'ha detto l'amico Varotti. Sostanzialmente investire nella cultura non significa soltanto rimanere sulla una bellezza statica. È stato ripetuto più volte, l'economia della bellezza significa investire anche nella cultura per farne uno dei prodotti non solo per le persone che vengono, per i turisti, ma per chi ci vive soprattutto. Come vedrebbe le Marche proprio in un concetto di rappresentatività dell'Italia? Le Marche sono una piccola regione, declinata al plurale, ma con caratteristiche molto ben definite. C'era uno slogan una volta che si diceva: le Marche, l'Italia non è una regione, giusto? Anche se l'accento mi tradisce, sono marchigiano, quindi giochiamo in casa. Io credo che rappresento l'Italia nelle cose, come dire, migliori e talvolta anche in un certo tipo di identità che i raffinati chiamavano la medietà. Qualcuno qualche secolo fa la chiamava laurea mediocritas. Io credo che questo carattere di essere da un lato capace di stupire Valentino Rossi, Tamberi, nello sport come nelle tante imprese importanti, pensiamo al distretto del mobile, al distretto della calzatura, al modello economico marchigiano diffuso. Beh, questa logica racconta bene un paese. Un paese che talvolta su alcuni elementi, soprattutto l'entroterra, con le nuove, anche quest'anno che è l'anno della, come dire, delle radici, il turismo delle radici, hanno bisogno di essere talvolta anche come le Marche scoperte. E la ricchezza del paese è proprio in quello che ricordava lei, il plurale. La dimensione che si vince insieme, ma si racconta bene un paese nelle tante piccole eccellenze, come nelle tante piccole attività imprenditoriali che tutti i giorni lavorano, che fanno commercio, che fanno turismo, che fanno servizi, che fanno cultura. Quindi recuperare questa, come dire, identità dinamica significa raccontare le Marche come paradigma del paese. Quella di oggi è stata un'importante opportunità di confronto sulla relazione tra turismo e cultura. Non sono mancate riflessioni sulla città di Pesaro, che quest'anno è capitale italiana della cultura. Termina qui il nostro speciale. Io vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Fano TV.